Quindi parliamo oggi di siti WordPress o stati, o comunque trasformati, generati in formato statico. Su di me mi occupo di WordPress dal 2003, ho tolto le battute stupide, e lavoro in un'azienda che si chiama FT Technology, che si occupa appunto di hosting, manutenzione e sviluppo di siti. Non sono un grafico, si capirà bene dalle slide che ho fatto molto molto velocemente. Allora, intanto una veloce introduzione per chi è meno magari avvezzo a questa definizione. Cosa si intende per un sito WordPress statico, o cosa si intende a questo punto per un hosting di WordPress statico? Qui parlo di hosting perché alcune delle soluzioni che vedremo hanno nell'hosting la trasformazione in statico del sito. Altre soluzioni che vedremo invece usano una tecnica, una tecnologia, un plugin per trasformare un sito dinamico in statico. Allora, fondamentalmente un sito lo definisco dinamico, quindi non vi dico se è la definizione canonica, quando il contenuto delle pagine che vediamo si compone attraverso una combinazione di tecnologia server, dati che arrivano da un database e magari linguaggio di qualsiasi tipo, diciamo HTML e sue combinate JavaScript e quant'altro. Quindi un sito di tipo statico non ha bisogno di queste due componenti, cioè la componente di, chiamiamola server side, di elaborazione e di un linguaggio in grado di interpretare quello che abbiamo scritto per costruire la pagina, tipicamente su WordPress parliamo di PHP, e non ha bisogno di attingere alle informazioni che arrivano dal database. Ora, i siti statici sono i primi siti. Cioè, chi come me fa siti da 1996 li faceva così all'inizio, in HTML. E i siti statici hanno delle caratteristiche molto interessanti. In primo luogo, sono velocissimi. Perché in realtà l'unica cosa che devo fare è avere una connessione veloce tra me client e il server che mi deve fornire il file. Non ci sono intermediazioni ulteriori. Sono molto sicuri, perché un sito statico potrebbe, e spesso, blindato da qualsiasi tipo di accesso dall'esterno. Quindi è come se guardassi una vetrina, no? È lì e non ci posso andare dietro. Cosa che invece per siti dinamici, dove c'è un linguaggio, c'è un punto di attacco. Sono economici. Perché? Perché l'hosting di tipo statico è il tipo di hosting più economico, addirittura in molti casi, altra lista, può essere gratuito. E hanno meno problemi legati alla manutenzione. Perché? Perché un sito di tipo statico ha praticamente meno dipendenze da elementi che possono essere, non so, è cambiata la versione PHP, molti di noi oggi stanno gestendo la transazione da PHP 7.4 all'8.0, oppure non mi devo preoccupare se è uscito un aggiornamento del core di WordPress e magari c'è una vulnerabilità e se non la vado a patchare, cioè a coprire, mi attaccano il sito. Non ho messo un plugin che era bellissimo, però me lo sono dimenticato lì e da un colabrodo e mi entrano dentro il sito con uno stuzzicadenti. Cioè, tutte queste cose possono essere evitate con un sito statico. Quindi parte degli attacchi possono essere evitati, tipo l'XSS Reflected non può essere evitato. Sì, non me ne intendo molto, però come agisce poi intercettando cosa? Ti mando il link a quella pagina lì che sei tu, però il link c'è anche un injection per quella pagina. Ok, quindi è una specie di man in the middle, cioè ti metto qualcosa simulando di fatto. Ti faccio cambiare il contenuto e certo. A volte con relativamente poco, una short URL ti faccio vedere che è un sito. Però in realtà non è infettato il mio sito, sta infettando la fonte. Esatto, la fonte di arrivo. Quindi velocità di caricamento, ripeto, provatelo, poi vedete le tecnologie sono molto facili da implementare, provate il sito dinamico su un buon hosting
provate quello statico, provate a mettere il mapping in un posto decente e fate page speed, vedete, i risultati sono immediati. Scalabilità. Uno dei problemi dell'hosting dinamico è che al crescere in modo estremamente elevato di accessi, tende ad avere un incremento altrettanto elevato di costi di gestione, cioè devo avere server più veloci, database più potenti. E scalare un sito statico non costa niente, cioè praticamente se prendete una risorsa come S3, che è un sistema di staticizzazione di storage di Amazon compatibile, paghi lo spazio, il traffico è veramente irrisorio, cioè quindi puoi gestire un sito da 1 milione di accessi con un costo minimo superiore contro un sito da 10.000 a 1 milione, se è dinamico è veramente quasi impossibile se non hai dietro delle infrastrutture particolari. Adesso non entro nel discorso cache, cioè è ovvio, però la teniamo bassa facile. Sicurezza, se non c'è un antipatico come lui che vi manda il link infetto, il suo potenzialmente è poco, se non invulnerabile dal punto di vista, diciamo, degli attacchi, e come dicevamo prima, meno necessità di manutenzione. A questo punto facciamo tutti i siti statici e amen. Allora, in realtà no, questi sono alcuni svantaggi, nel senso che poi se esistono le tecnologie dinamiche perché servono per tante cose, però possiamo considerare che se ho un sito statico in WordPress avrò dei forti limitazioni a utilizzare dei buoni motori di ricerca che cerchino all'interno delle pagine. Se un sito statico con tante pagine posso implementare dei motori di ricerca, alcune piattaforme che vedremo ce l'hanno, o posso implementare esternamente Algolia piuttosto che Elasticsearch. Elasticsearch non so se è compatibile, Google stesso, cioè io posso avere un motore esterno che mi indicizza le pagine, però non ho la capacità di fare motori particolari con una ricerca particolare. Si può farlo anche in JavaScript. Che indicizza tutte le pagine, si va a passare. Ti fai un JSON di tutto. Che vai a cercare. Che vai a cercare lì dentro. Sono dei plugin che esatto, fanno esattamente così, quelli anche dinamici, diciamo. Quindi si va a leggere ogni pagina e crea l'indice nuovo. Esatto. Però quello deve girare. No, basta che tu ti fai tipo l'export. Ecco, quindi devi fare un'operazione durante devi generare l'indice. Form, i form, cioè i moduli da compilare per la raccolta dati, normalmente si basano su un aspetto dinamico, un qualcosa che comunque legga, intercetti i campi, li manda con un action post da qualche parte. Noi in questo caso usiamo spesso dei moduli esterni, c'è in molti sistemi che vedremo un convertitore di CF7, però hai dei limiti. Plugin di un certo tipo, ad esempio un e-commerce non lo puoi gestire su un sito statico, a meno che non hai una tecnologia esterna come Jotun, che metti come diciamo HTML, ma che chiama un servizio esterno. Quindi fare aree riservate, fare zone protette di un certo tipo. In generale tutto ciò che deve interagire con PHP, con un database, con delle ricerche strutturate. Bene, è chiaro quindi in quale contesto ci muoviamo. Comunque è una tecnologia che secondo me vale la pena conoscere. Cioè, diciamo, specifichiamo magari il fatto che la sfida è proprio gestire i siti realizzati con WordPress, che per definizione comunque è un generatore di siti dinamici in chiave statica, quindi non un sito statico di per sé come potrebbe essere un HTML. Io no, non sono d'accordo con te come quasi sempre. Nel senso, no, dico, l'oggetto di questa trattazione è comunque sono servizi rivolti a WordPress, no? Sì, certo, però il tema qual è? Che io posso usare WordPress per fare un sito graficamente anche molto interessante. Oggi vediamo un esempio, perché uso dei tool di noi li chiamiamo a basso complessità di codice, low code, come elemento, per fare un sito, magari usando template, bello,
e quindi senza conoscere HTML, senza essere, diciamo, esperto di codice, e poi lo trasformo in statico. Quindi sfrutto il vantaggio della facilità di realizzare siti con WordPress, con la sicurezza, la velocità, la velocità, e di poterlo modificare in autonomo, con il vantaggio di avere magari questi strumenti che mi riducono fortemente l'impatto economico, ad esempio, di gestione, togliendo tutto il lavoro dell'azienda come la mia, ma quella è un'altra storia. Quindi così avresti anche tutto, metti in locale, poi ti esporti il sito. E esattamente, che è esattamente quello che vi mostrerò adesso. Allora, sono partito dal prodotto che io uso in azienda da diversi anni. Ho anche il piacere di conoscere i founder di questa startup e di essere stato fra i beta tester del prodotto. Sono fiorentini, di Firenze. Non sapevo che fossero italiani. Sì, sono amici, ci siamo conosciuti, poi li ho accompagnati in un paio di World Camp in Europa. Diciamo, sono amici, quindi sono i primi che vi presento. Li usiamo da tempo, hanno a mio parere un approccio economico interessante, perché a 4 circa euro al mese per un sito è un buon prezzo, quindi è un buon punto di partenza. Chiaramente, compreso l'hosting. Tutto. Questo è l'hosting, non è un plugin, è l'hosting che fa tutto qua. Non sto entrando nei dettagli tecnici perché ve ne voglio mostrare diversi e non voglio occupare la serata, che è interessante l'intervento di ieri, però questo è un prodotto che consiglio perché noi lo usiamo da anni e funziona bene. È interessante per le agency come noi che lo utilizzano anche in serie, quindi con quei pacchetti un po' più grossi. Se avessi tempo ve lo farei vedere, ho previsto la demo, magari faccio le slide e dopo faccio una demo unica. Un altro servizio che è un concorrente si chiama FlatSite, non l'ho provato, quindi non vi posso dare un giudizio, l'ho voluto, diciamo, introdurre come alternativa a quello precedente. È un competitor molto molto simile, con caratteristiche molto simili. Di ognuno di questi poi troverete le slide sul sito nostro, WPC Gena, quindi il link, se non vi ricordate, comunque sono live, li potrei aprire. Però ripeto, se siete d'accordo andrei veloce per puntare più sulla carrellata. Questo è il prodotto che ho testato appositamente per questa presentazione e mi sento di consigliarlo. È un prodotto sicuramente interessante, anche se ha un costo importante a vederlo qui, ma esiste una versione gratuita. Il test che vi faccio vedere l'ho fatta con la versione gratuita. È interessante il fatto, questo vabbè, è un approccio molto tecnico commerciale il mio, che esista una versione premium con delle feature in crescita, con lo sviluppo, con un business dietro, ma c'è anche una versione che permette di fare molte cose gratuitamente. Però rispetto magari a un plugin che è solo open source, qui c'è un modello di business dietro. Infatti lo stesso produttore di SimpleStatic offre un secondo servizio per l'hosting che ha chiamato SimpleCD, CDN.io, dove poter staticamente pubblicare i siti fatti. Quindi il plugin genera il sito e lo mettete dove vi pare. Il servizio vi permette di avere un hosting già pensato per ospitare i siti statici e quindi con un click lavorano insieme. La versione appunto di Developer è interessante per chi ci lavora, perché con un costo non banale, però una tanto, vedete che è la limite, uno si dota di uno strumento e può fare infiniti siti di tipo statico con tutte le funzionalità premium. Allora, per la demo vi faccio vedere, purtroppo ho deciso di rischiare, quindi l'ho fatta live. Ho utilizzato, tra l'altro è consigliata in molte delle guide di chi fa siti statici, proprio questo ambiente, non è l'unico che io uso, però in questo caso sono stato sul tema. Ho usato Local. Questa sera non vi parlo dei sistemi di sviluppo e di test WordPress locale, vorrei fare un talk più avanti, dove magari mettiamo a confronto i vari strumenti che usiamo, tutti ne abbiamo tanti. Quindi nello specifico mi sono scaricato il sito, diciamo,
che è una quasi one page della nostra azienda F Technology. Quindi io qui sto lavorando su una copia locale del sito ftechnology.it, perché è il sito nostro. Pubblicità F Technology, questo è il sito live, quello che vedete è la versione locale, quindi sto girando dentro il mio computer. Ed è dinamico, cioè vedete, qui c'è WordPress con dentro tutto il suo bel Però qui database. si è attivato con tutto il caching, C'è tutte le tutto in cose. locale, non ho bisogno di caching particolari. Questo è fatto tra l'altro in Elemento, quindi c'è anche un po' di tecnologia complessa. Ho installato 2 minuti fa, testimonial che abbiamo visto, il generatore della versione free di Simple Static. Pochissimi settaggi. Alcune, diciamo, possibilità di definire alcuni parametri, il modo in cui viene generato il file. Quindi, se siete in linea col server, potreste salvare direttamente il local directory, magari è montato un volume remoto Esatto, glielo e butti là pubblicate, direttamente così. oppure vi generate lo zip e poi lo caricate, oppure se avete il servizio Simple CDN potete usare il servizio. E poi altri parametri, configurazione vari per includere e escludere alcune cose. La generazione avviene con un semplice genera, lo elabora un po', c'è anche tutta una parte di diagnosis dove controlla il settaggio della macchina, se avete le librerie giuste, se avete, Per diciamo, il generare tutto. supporto per generare, e il risultato, come dicevo, è un file che scaricate. Il file scaricato è questo zip qui, ci vedete piccolino? Se guardate dentro lo zip, mi trovo praticamente una struttura di pagine HTML. Tutta questa cartella me la sono copiata, io per comodità mi sono creato un server locale, perché per far girare un sito comunque avete bisogno di un server, quindi comunque qualcosa Vuoto, quindi senza WhatsApp. vuoto dove ho messo dentro quei file lì. E il risultato è il sito che stavolta l'ho chiamato Static per riconoscerlo, Puoi completamente anche fare funzionante. quella nuova cosa in Rust che ti serve le cose invece che con Apache in Rust, che è velocissimo. Sì, non Rocket, ce l'ho provato, si non l'ho chiama, mai provato. perché giusto a caso. Esatto. Bene. E questo che tipo di supporto ha sulle parti dinamiche? Tipo Nessuno, nessuno, quindi per nessuno. dire forma. Che io sappia no, è col Pro. Il Pro ha delle Ok. funzionalità, vediamole. Il Pro credo che gli abbiano messo un po' di funzionalità. Allora, plugin, Work. Ecco, il supporto del form, questo ad esempio supporta anche Gravity, no, cosa che altri non supportano, questo è interessante, quanto al form a tutti, però questo supporta Gravity e sono curioso di provarlo, ha un suo motore di ricerca statico, quindi usa quella cosa che dicevi tu, vede? Un sistema con un JavaScript, con l'autosuggest, oppure come dicevo io, può essere agganciato fuori a una Gloria o simile. Supporti commenti, supporta WPML, PolyLanguage, TranslatePress. È figo, ragazzi, è figo. No, è interessante finché non hai raggiunto il punto di che non puoi più tornare indietro perché Io sono le cose dinamiche. ho dei miei siti così e sinceramente mi risparmio un mucchio di lavoro. Static Press è un prodotto secondo me inferiore, però l'ho citato perché storicamente è più vecchio, in realtà è un salto, una variante di Static Press e basta, che era stato abbandonato lo sviluppo, non l'ho provato, però è free. WP2 Static è un altro prodotto che è stato acquistato
è snaturato da Elementor quando l'ha unito nella sua piattaforma, quindi anche questo è gratuito, lo potete scaricare, però in realtà dopo vedremo la piattaforma di Stratic, che è invece molto più ampia. Siamo più nel mondo del headless, del Jamstack, eccetera. Avevo promesso che era di basso livello, scusatemi, mi rendo conto che faccio molti riferimenti tecnici che possono risultare assolutamente, però il basso livello sta dal fatto che portate a casa qualcosa da questa presentazione, cioè posso fare un sito WordPress senza tutti i patemi della gestione politecnologica del server, eccetera. Questo era il senso. Anche nel loro caso magari potrebbe essere. Assolutamente sì, per un sito come il tuo, un blog di viaggio a posteriori, cioè, va benissimo un sito statico. Ho presentato questo, ma ce ne sono mille, solo per farvi un esempio di quanto costa ad esempio un hosting di siti statici. Questi siamo sui 5 mesi, è un'azienda che hosta qualsiasi tipo statico, non è specifico per quelli convertiti da WordPress, però così avete un'idea. Questa seconda parte di carrellata vi parlo di piattaforme, quindi si passa, diciamo, da un servizio a qualcosa che va forse oltre. Come dicevo poco fa, Stratic è forse la regina di questo settore, è un servizio costoso, cioè qui ci troviamo esattamente all'opposto. Un sito costa $166 al mese, quindi dice, il fatto che sia più economico non è la motivazione. Stratic punta sulla velocità, sulla sicurezza, sulla scalabilità. Quindi, ripeto, il promotore di Stratic che è Elementor, cioè un'azienda che ha creato il suo business sopra WordPress, ma quasi fuori da WordPress. Cioè, Elementor potrebbe essere come Wix o come Webflow, cioè una piattaforma per fare siti low code molto potente. A questo punto, insieme a Stratic, ti dà tutta la piattaforma completa. Si appoggia su WordPress, però, per funzionare. Si appoggia su WordPress come backend. Esatto, cioè il backend che. Certo. Quindi, ve lo cito proprio per far capire che c'è un trend in questa direzione, no? Di togliere WordPress dalla parte di serving delle pagine, ma più solo nella parte vostra link, no? Dove vado a gestire la creazione. Shifter è abbastanza famoso, era il competitor di quando ci vedevamo in fiera in giro di Iper, come si chiama? Quelli di Firenze che ho fatto vedere all'inizio, Artipress. Si è diciamo posizionato in una fascia leggermente più alta. È un po' diverso l'approccio del pricing. È un prodotto sicuramente solido, interessante, con molte feature. Qui ho incominciato un po' a muovermi verso appunto il mondo degli headless. Quindi abbiamo dei siti statici dove il WordPress viene usato per la parte di creazione contenuti, poi c'è sopra uno stack che viene generalmente chiamato Jamstack, che fa il serving delle pagine, quindi prende i dati e vengono generati in modo statico, quindi molte di queste tecnologie vengono considerate un'alternativa importante per i siti grandi con tanti visitatori per gestire il volume. Ma per una questione di gestione, di performance, il fatto che devi solo servire dei byte, non devi elaborare, non devi fare cose. Quindi elabori quando crei il contenuto, ma poi le servi come contenuti statici. E in più non utilizzando Apache o diciamo Nginx o quegli altri non hai il problema diciamo della lentezza nel caso che hai veramente tanti accessi, perché uno delle veramente grossi vantaggi di Node è appunto che è scalabile, nel senso che lo puoi spalmare su tanti server, certo, in giro per il mondo. Poi cioè, ultimo di questa carrellata, uno dei big player del mondo dell'hosting WordPress è Atlas, che è un progetto che stanno promuovendo da circa un anno e con i relativi servizi. Spero sia stato di interesse e di stimolo. L'idea era quella di darvi, diciamo, esattamente un'infarinata di questo tipo
di tecnologia che magari poche persone usano, non sapendo resistere da molti anni.